Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati alla pagina Città e Tempo, la rubrica di arte e cultura in collaborazione con la mia radio web Blog TV Fabiana Macaluso. Oggi abbiamo con noi due bravissime curatrici d'arte. Iniziamo con Giovanna Mazzone da Napoli, che ha organizzato una bellissima mostra contro la violenza sulle donne, organizzata al PAN di Napoli, con ovviamente la collaborazione della Commissione Cultura del Comune di Napoli. Mandiamo subito la presentazione. Grazie.
Avevo negato l'evidenza. Alla fine lo hanno arrestato. Lo hanno condannato. Ora vedete cosa sta succedendo. Storie sopravvissute. Sì, noi siamo in diretta dal PAN di Napoli, Palazzo delle Arti. Bene, bene. Spiegateci da cosa è nata l'idea. Sì, l'idea nasce con la volontà di rappresentare attraverso delle opere un messaggio di forza contro appunto la violenza sulle donne. Quindi tutte le opere che saranno trasmesse dopo non rappresentano volti tumefatti, ma bensì un messaggio positivo. Si percepisce un sentimento negativo che la donna ha vissuto, ma allo stesso tempo percepiamo un messaggio positivo. Tutto l'evento è accompagnato da una performance teatrale diretta da Benedetta Bottino con le ragazze della Scuola Cinema di Napoli, che avete visto ieri, abbiamo fatto le prove, quella era una prova generale. Poi c'è l'accompagnamento musicale della scuola di Aquazon, prodotti dalla scuola Ritmart Lab, e qui con me c'è anche la pianista che a breve faremo la performance, se volete anche quella musicale, ve la faremo ascoltare. Molto bene. Dietro alle mie spalle ci sono gli artisti e tanti ospiti, e qui con me c'è anche l'assessore Benedetta Sciani Manica della Cultura della prima municipalità. Grazie a lei e al sostegno dell'associazione Tutte Unite, non trovo il presidente in questo momento, hanno reso possibile, eccola, Paola, il presidente dell'associazione Tu, e tutti gli sponsor, di cui anche Città, Tempo e Cultura, che vi ringraziamo da Napoli, abbiamo reso possibile questa giornata ricca di eventi, e un unico giorno, ma stiamo ottenendo una bellissima risposta. Io vorrei farvi parlare con qualche artista direttamente, perché mi sembra giusto lasciargli uno spazio. Qui con me ho due giovanissimi fotografi, Salvatore Milone e Ciro Pipoli. Si distinguono per la fotografia perché Salvatore è un fotoreporter, mentre Ciro invece raffigura soprattutto i volti di Napoli. Tanto è vero che su Instagram ha un tratto molto conosciuto. Salvatore invece è tra l'altro il fotografo dell'immagine di Locandina che vi abbiamo trasmesso. Ok. E la sua opera si chiama Riemergere, mentre Ciro ha rappresentato Rosaria, che è una donna di quartieri spagnoli che viene ritratta mentre gli racconta la sua storia. Vi lascio la parola, ragazzi. Salve, allora. Riemergere è una mostra importantissima in cui abbiamo voluto dare un impatto forte comunque alla donna, che è il simbolo, l'elemento principale della mostra, e ho voluto realizzare con la mia opera, che si chiama appunto Riemergere, illustra praticamente una ragazza che riemerge dall'acqua, che quindi rinasce dopo che è stata, tra virgolette, annegata dalle difficoltà della vita, comunque dalle situazioni avverse che
riemergere proprio dall'acqua, da quel sintomo di rinascita, comunque della sensazione di voler combattere contro il mondo e andare oltre le avversità e oltre le cose negative. Tieni il microfono un po' vicino perché si sente molto lontano l'audio. Ah, ok. Non si è sentito nulla, quindi. Ok, si è sentito molto poco, infatti tieni il microfono molto vicino, bravissimo. Ok, grazie. Allora, ripeto, praticamente riemergere, la mia immagine rappresenta una donna che riemerge dall'acqua, quindi con le sue... Ah, ok, scusa. Ok. Praticamente riemerge dall'acqua e si vede proprio, vuole significare praticamente l'avversione a tutte le negatività, a tutti gli eventi negativi che possono succedere alle donne, quindi comunque alle riemerge dall'acqua e dare quella sensazione di vittoria nei confronti di tutte le difficoltà. Certo. Ok, passo la parola anche a Ciro e poi vi faccio parlare anche con le pittrici che sono qui presenti. Ok. Così va bene? Ok. Allora, innanzitutto piacere, per me è un vero piacere essere qui, in quanto ho sempre pensato che un messaggio ben preciso per combattere la violenza contro le donne è quella della partecipazione degli uomini, in quanto prima noi uomini dovremmo prendere parte a questi eventi. Detto ciò, io ho deciso di partecipare a questo evento con uno scatto in cui rappresento una donna che, nonostante sia sulla sessantina d'anni, ha una estetica molto forte, e questo è il contrario di quello che io, diciamo, ho voluto dare. Non volevo l'immagine di una donna debole, ma l'immagine di una donna che, nonostante possa avere sui 60 anni, continua ad essere, come dire, una persona ancora forte e indipendente dall'uomo, perché comunque per me, che ho conosciuto la storia di Rosaria, posso confermarmi che Rosaria come donna ne ha vissute tante, ma nonostante ciò continua a mantenere un sorriso che la rende ancora, diciamo, come dire, una bellezza soggettiva, ma dall'impatto molto emotivo, in quanto il suo sorriso è nascosto attraverso un telefono per dei segni che ha avuto in passato attraverso un rapporto negativo. Molto bene. Ti passo la parola a Giusy. Grazie, grazie. Abbiamo un po' di problemi col collegamento, però cerchiamo di farcela, dai. Sì, vi lascio la parola poi a altre due. Un artista e la testimonianza di un artista che purtroppo oggi non c'è più. Parliamo di Antonio Borrelli. Qui oggi con noi c'è Diana Borrelli, che gentilmente ci ha prestato la sua opera, che ci tiene tanto, è come se fosse un figlio per loro, e quindi ci tengo che... Va bene, va bene. È un po' emozionata anche Diana. Certo che sono emozionata. Anzitutto testimoniamo il dialogo intergenerazionale, perché tutti questi artisti potrebbero essere i miei nipoti. Ma poi... ecco, la testimonianza di quanto il dialogo tra un vuoto e un pieno, materiali diversi, culture diverse, generi diversi, possano incontrarsi. Le due opere di mio marito si chiamano Incontro, e c'è un gioco di pieno e di vuoto. Quello che, se noi riusciamo a superare con il dialogo, evita qualunque forma di violenza. Grazie. Molto bene, la ringrazio. Qui con noi, oltre artisti napoletani, abbiamo anche due artiste veneziane e anche un artista milanese. Le due artiste veneziane sono qui con me, che hanno fatto un lungo viaggio per una giornata e hanno esposto loro due opere. Poi c'è Annalisa Pignarosa, che è un'artista mezzo emergente, diciamo così. Molto bene, molto bene. Già emersa. Buonasera, grazie a tutti per questa occasione. La mia opera si chiama Melagrana. E melagrana è il simbolo della donna. La melagrana può essere intatta, fertile, e la melagrana può essere spaccata, violata. Quindi da una parte c'è una melagrana che ha sofferto, e quindi c'è l'aspetto negativo, ci sono dei bicchieri fragili che indicano la fragilità della donna, e c'è una figura che è la ripresa da Chagall, è la caduta dell'angelo, che è il simbolo del male assoluto.
dall'altra parte ci sono le melagrane che producono, e producono attraverso prima di tutto la solidarietà. La mia è una natura morta, anzi una natura ferma, come si diceva nel 600 nei paesi tedeschi, dove anche nel Medioevo la natura aveva un'allegoria, una simbologia. Quindi tutti gli elementi sono simbolici. Quindi c'è un giornale con delle donne che si abbracciano, libri e spartiti musicali che indicano la cultura, e poi infine una luce che illumina tutto questo, e sulla destra la danza di Matisse, che è la liberazione nella gioia. Grazie ancora. Ok, ora grazie, mi grazie posso a lei. Parlare con il direttore artistico della performance, che è Benedetta Bottino, che ha diretto queste magnifiche ragazze che vedete alle nostre spalle, che avete visto nel video, che spenderà due parole, e poi ascoltate un po' del brano che è stato trasmesso tutta la giornata dal vivo. Buonasera, sono Benedetta Bottino, la regista, diciamo, di questa performance con questo gruppo di ragazze bravissime ed estremamente motivate. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato con uno spirito di unione. Il nostro era un obiettivo importante, e soprattutto intercettare quello che un po' Giù si è voluto fare appunto con tutta questa mostra, riunendo linguaggi differenti anche all'interno dell'arte figurativa, quindi ecco la fotografia, la pittura, le installazioni, e ha inserito anche la voce teatrale, ed è stato un momento importante per tutte quante noi, perché abbiamo potuto ragionare non soltanto appunto sulla violenza, ma sulla possibilità di ritornare poi dopo in vita all'interno della società, forse ferite, però comunque da donne che si fanno sentire e si fanno ascoltare. Oltre le ragazze, ci tenevo molto a presentarvi Roberta Geremicca. È vero che io ho... Piacere, Roberta. Piacere. È vero che, insomma... C'è un regista, però io sono convinta che le cose bene si fanno soltanto quando c'è una comunione di intenti, intese e soprattutto voglia di raggiungere lo stesso obiettivo. Vi ringrazio, ripasso la voce direttamente a Giusy. Grazie. Grazie. È andata a riprendere un'altra artista. Bene, bene, siamo molto curiosi. Intanto vi faccio vedere le ragazze, perché insomma... sono state veramente catapultate. Vi faccio i miei complimenti. Grazie mille, grazie. Ok, vi facciamo sentire un po' di musica live. Vai Rosalba. A causa della linea disturbata sentiamo molto poco la nostra musicista che sta suonando appunto per le donne. Da Napoli. Una mostra molto interessante dedicata alle donne, dal titolo Riemergere, storie sopravvissute. Grazie Giusy che ti sei avvicinata. Grazie a voi, noi siamo lieti di aver partecipato. E mandiamo appunto in concomitanza con la nostra musicista anche il video in metaverso creato dalla Montabone Editore, dove si potranno osservare le opere in mostra al PAN di Napoli, alla mostra Riemergere, storie sopravvissute. Eugenio Costa, presidente della casa editrice Montabone, partnership della mostra a Napoli, Riemergere, ha creato questo video appunto per mostrarvi le opere
in maniera molto, molto pulita e contemporanea. Il metaverso è a oggi diventato il mondo dell'arte, ecco, come un mondo dell'arte. Un mondo in parallelo a quello reale. Metaverso. Dati i dettagli. Molto bene, Giusy, grazie, grazie per questa bellissima. Molto brava, complimenti. Grazie, grazie, siamo tutti contenti. So anche che hanno contribuito a questo evento Casa Giuditta, una responsabile del CAV e l'associazione Parla con me, giusto? Sì, sì, perché stamattina qui al PAN c'è stato un convegno gestito e curato dall'assessore Benedetta Scianimonica che vi ho presentato prima. E il convegno era proprio incentrato sulle metodiche di approccio contro la violenza sulle donne, appunto. Grazie, siete stati formidabili, siamo molto contenti di avervi ospitato nel nostro salotto, nella nostra rubrica. Rimanete in linea perché ora mi collegherò con un'altra curatrice d'arte a Milano, quindi potete anche osservare voi. Eccola qui, Antonella. Ok, Antonella Bovino, curatrice d'arte. Buongiorno a tutti, ciao, ciao, piacere. Piacere Antonella. Ha organizzato appunto la mostra sul cinema dal titolo Chuck si gira. Antonella, raccontaci com'è nata questa idea. Certamente, allora, ecco, potete vedere adesso le opere che sì, mandiamo sopra. Ok, sì, sì, le sta mandando la regia, vediamo anche le opere. Grazie mille. Okay, e gli amici che hanno partecipato partecipano da tutta Italia, quindi non sono solo qui di Milano, ma anche di ovviamente noi da noi viviamo, da Palermo, appunto, come avete visto le opere. Ecco, questa è un altro ragazzo che arriva da Calumbria, c'è un po' tutta Italia, ecco, il nostro. La bellezza delle nostre mostre, appunto, che riusciamo a far partecipare tutta Italia, molto spesso vengono a trovarci, appunto, ne siamo molto contenti. Perché Chuck si gira? Perché quest'anno ricorre l'anniversario di due importanti attrici del cinema, donne, che una è la Marilyn Monroe, che purtroppo ha 60 anni della sua scomparsa. E mentre moriva Marilyn Monroe, nasceva un'altra grandissima, la nostra Demi Moore, che lei invece fa 60 anni, tuttora vivente. Due donne molto importanti che hanno dato molto, un contributo molto importante, in quanto la Marilyn ha lottato molto per l'indipendenza delle donne. È stata anche derisa, cioè lo sappiamo tutti la storia di Marilyn. E quindi, ecco, nella giornata mondiale della violenza contro le donne, a noi piace molto ricordare queste due donne, perché appunto la Marilyn per questo e la Demi Moore, ricordiamo che lei ha interpretato un ruolo molto importante, che è il soldato Ryan, dove alle donne non veniva concesso di entrare nell'esercito, e lei pur di entrare nell'esercito si era stata a zero, ha tagliato i capelli, ed è entrata. Ecco, quindi due combattenti molto importanti. Ricordiamo anche altre donne icone del cinema che hanno interpretato ruoli molto importanti, tra cui la Sophia Loren, che nella Ciociara si è visto proprio purtroppo quello che accade tuttora, perché purtroppo siamo in guerra lo stesso e come abbiamo sentito anche in tutti i TG, purtroppo, anche tuttora.
mentre c'è la guerra, le donne vengono violentate, viene usata molta violenza, purtroppo. E un'altra donna importante del cinema italiano è la Giuliana Desio, che appunto ha interpretato tantissimi ruoli nel cinema dei film sulla mafia. Quindi ecco, diciamo che il Ciak si gira, riprende un po' anche, cioè è stato un grande onore per noi partecipare a questa giornata. Perché appunto abbiamo tante donne attrici che hanno lottato per tantissime cose diverse, però sempre per noi, ecco, per noi donne. Certo, questa è stata una bellissima trend union tra Milano e Napoli, anche se l'argomento è il cinema. Penso che comunque sia giusto dare valore anche alle donne del cinema perché hanno appunto lottato per avere la loro parte, per rendere la nostra vita attualmente molto più semplice e facile anche nel cinema, dato che le donne sono sempre state un po' discriminate un po' ovunque. Quindi giustamente questa bella diretta di oggi è molto significativa. Oltretutto sappiamo che Montabone Editore di Eugenio Costa è in collaborazione con entrambe, sia con Giusy Locatelli, sia con Antonella, con la BM SRL, che è Sì, un'azienda certo, organizzatrice di sappiamo eventi. anche della sua collaborazione e tutto. Volevo fare anche i complimenti alla Giusy, a tutta la sua mostra che appunto abbiamo visto su Metaverso, bellissima, molto belle. Le opere chissà Le dal opere vivo, chissà dal perché vivo, perché le abbiamo viste scorrere, però ovviamente sappiamo che chissà dal vivo sono molto più belle, quindi certo. Comunque il complimenti a tutti gli metaverso riesce artisti. a rendere una realtà virtuale abbastanza di impatto e molto bella. Giusy, Certo. vuoi dirci ancora qualcosa? Perché siamo alla fine, quindi dobbiamo concludere. Ti do la parola. Cercare in qualche modo di rendere possibile che anche attraverso l'arte possiamo denunciare. E tutta la mostra accompagnata dalla musica che avete ascoltato, anche, mi sono dimenticata prima, dalla campagna che ha lanciato il Comune di Napoli ogni 8 di ogni mese, Io Lotto, che sono degli spot dove attori napoletani recitano appunto quello che vive una donna. Quindi ogni 8 di ogni mese, perché qui a Napoli stiamo cercando di ricordarlo ogni 8 di ogni mese, infatti la Molto campagna bene, si molto chiama Io bene. Lotto. Bene, molto Bene, bella come molto bella iniziativa. come iniziativa. Volevo ricordare Volevo a tutte le ricordare a tutte le donne, che donne, hanno che appunto hanno appunto bisogno di essere bisogno tutelate, di essere di chiamare tutelate, il di chiamare il numero numero 1522, che è un 1522, numero che è un numero nazionale dove nazionale appunto si dove può appunto si richiedere può aiuto. richiedere aiuto. Grazie a voi, Grazie a voi, alla alla prossima, spero di prossima, spero rivederci di rivederci presto. presto. Mandiamo subito in Mandiamo onda subito delle in poesie onda di delle Alda poesie di Merida Alda per Merida concludere per appunto concludere questa appunto bellissima questa diretta. bellissima diretta. Ok. Ciao. Grazie. Ciao, Ciao. grazie. A tutte le donne, Alda Merini. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso. Sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire. E taci, meravigliata. Allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. La violenza degli uomini bruti, Alda Merini. L'impudicizia di quegli uomini rotti alla lussuria del vento che violentava le donne. Un grido di dolore contro tutti quegli uomini che troppo spesso vedono nella donna la nullità. Alda Merini.